ragazzi, mi chiamo Alex Stangoni e sono uno degli insegnanti di chitarra della scuola Musicalmente. In questo periodo di quarantena, ecco cosa abbiamo pensato per voi. Il pezzo che avete appena sentito si chiama The Passenger ed è di Iggy Pop. È un brano molto molto semplice che vorrei insegnarvi. È composto da solo 5 semplicissimi accordi e ve li faccio vedere subito. Il primo accordo è un La minore. Prima corda libera, Mi. Seconda corda al primo tasto, Do. Terza corda al secondo tasto, La. Quarta corda al secondo tasto Mi, quinta corda libera La. La sesta magari evitiamo di suonarla. Secondo accordo Fa, che io faccio in questo modo. Non suono la prima corda, suono la seconda al primo tasto Do, suono la terza al secondo tasto La, suono la quarta al terzo tasto Fa, suono la quinta al terzo tasto, Do. Non suono la sesta corda, che stoppo con il pollice. Questo è un trucchettino per suonare un Fa in modo facile, senza il barré, e senza che sia così prepotente con questo basso di Fa. Terzo accordo, Do maggiore. Prima corda libera, seconda corda al primo tasto, Do. Terza corda libera, Sol, quarta corda al secondo tasto, Mi, quinta corda, terzo tasto, Do. Stesso giochetto con il pollice sulla sesta, non la suono. Quarto accordo, Sol maggiore. Prima corda al terzo tasto, Sol, seconda corda libera, Si. Sol libero, terza corda, quarta corda libera Re, quinta corda secondo tasto Si, sesta corda terzo tasto Sol. Variante doppio dito, prima e seconda corda, tutti e due al terzo tasto. Quindi il giro è semplice, La, Fa, Do, Sol, ripete, La, Fa, Do, cambio Mi maggiore, prima corda libera Mi, seconda corda libera Si, terza corda, primo tasto Sol diesis, quarta corda, secondo tasto Mi, quinta corda, secondo tasto Si, sesta corda libera Mi. Il giro sarà La minore, Fa maggiore, Do maggiore, Sol maggiore, ripete, La minore, Fa maggiore, Do maggiore, Mi maggiore. Ripeto, piano. Veniamo all'aspetto del ritmo. Come vedete, il
brano non inizia in battere, bensì sul levare del primo movimento, facendo una piccola ghost, se riuscite, sul battere dell'1. E 1, 2, 3, 4, 1. Grazie a tutti, un abbraccio, anzi no, nessun abbraccio, nessuna stretta di mano, ci vediamo presto, ciao! Dimenticavo, il primo tra voi che attraverso un commento mi spiegherà che cosa ci fa quel Mi maggiore in tonalità di Do, vincerà una lezione su Skype con il sottoscritto.